Salve, siamo qui per Iron Folks e heavymetal.it e finalmente abbiamo qui i bardi, gli Ancient Bard, e niente, parliamo un po' magari del nuovo album, come sta andando. A che punto siamo della saga anche? Certo, allora, Soulless Child è uscito il 18 novembre del 2011. La casa discografica è molto contenta di come sta andando. Quindi presto inizieremo a lavorare anche, no, in realtà stiamo già lavorando al prossimo lavoro, perché ormai diciamo che siamo alla conclusione, perché ormai siamo alla conclusione di questa prima parte della saga. Infatti con Soulless Child in realtà siamo nella parte di mezzo della prima parte della Black Crystal Soul Saga. Con Soulless Child in sostanza è la parte più complessa di tutta questa parte, in cui si svolge in due tempi differenti, un passato che non si capisce bene all'inizio di che passato si tratta, e un futuro presente, cioè è un presente, con i nostri eroi, i re che stanno andando a combattere contro Sandman, in sostanza. Tutto qui, quindi siamo a una zona, in una parte in cui la storia viene tagliata in un momento abbastanza drastico, in cui sta iniziando il combattimento finale tra Dalthor, il nostro protagonista, e Sandman, il cattivone. A proposito, parlando dell'album, specialmente di una canzone che sarebbe puramente Through My Vein, che è quella un po' più sperimentale, diciamo, dell'album, avete anche preso uno special guest, una mezza via tra un growl e uno scream. Chi è e cioè, come è nata l'idea, diciamo, di questo pezzo? Allora, sì, vai. Si tratta di Gianmaria Pannoni, cantante dei Dawn and the Reckless, band death metal della nostra parte, di Rimini. Proprio death metal. È una band molto valida, siamo amici da tantissimo tempo e abbiamo voluto scegliere lui perché ci sembrava la voce più adatta per interpretare il personaggio che poi va a ricoprire nella saga. E siamo trovati molto molto bene con lui, adattissimi al brano. E niente, abbiamo voluto fare questa cosa appunto per andare a rivestire. Andate a ascoltare anche il suo gruppo, che sono i Dawn and the Reckless, perché spacca il culo. Soprattutto l'ultimo album di Dilemma. No, Dilemma è l'universo. Lui la sa, sa tutto, ovviamente, memoria. Segniamo. Cosa ci potete dire magari anche della vostra... delle evoluzione musicale che avete avuto rispetto al primo, che tra l'altro... Già il primo aveva impressionato e il secondo vi siete riconfermati. Di solito si dice che il secondo album sia quello più... Sì, diciamo che il secondo album si dice che è sempre quello che deve confermare o almeno essere l'apice di quello che è della band, in sostanza. Diciamo che con The Lions and the Kings siamo partiti, che eravamo una band molto molto giovane. Infatti le canzoni le avevo scritte quando avevo appena 16 anni, andavo a scuola durante le ore di meccanica, quando facevo liti, questo che mi faceva cagare, meccanica, mi mettevo dietro a scrivere le canzoni degli Ancient Bards, e quindi diciamo che a mio parere non hanno questa maturità le canzoni di The Lions and the Kings, cosa che invece in Soulless Child, che sono state scritte quando avevo 18-19 anni, sono riuscito a sperimentare qualcosa di più epico, un po' leggermente più sinfonico, un po' più ricercato, anche appunto con Through My Veins abbiamo fatto questo esperimento di aggiungere una voce scream, pulita, un gran mistone che mi piaceva molto, per rendere anche il suono un po' più cattivo, un po' più cattivante, aggressivo, anche perché la storia si andava sempre più scura, diventava sempre più scura la storia, più cupa. Queste sono in sostanza le differenze tra il primo CD e il secondo, e anche le future che sono
l'opportunità prima di tra il primo e il secondo album. Va bene, niente, ma parliamo un po' nel senso di voi, perché io so che venite un po' tutti da preferenze musicali abbastanza eterogenee, cioè abbiamo la Sara che è un po' una poppara, e poi c'è te che sei un rapsodiano, esatto, sì, convinto. Quasi convinto adesso, perché non so più dove stare, da una parte dall'altra. Allora, cioè nel senso, qui anche Claudio che poverino che è lì zitto. Allora, cioè, voglio dire, come fate a mettervi insieme e fare un album power metal di questo tipo? Aspetta, cos'è che c'è scritto sul CD? Aspetta, Symphonic epic Power metal. Epic quello Metal. Purtroppo l'appuntamento è libro. Sì. Scelta tra l'altro. Scelta molto discutibile, non abbiamo provato niente, ma si può togliere l'etichetta. No, ma da adesso in poi ci saranno gli album della Lindy. Il male. Esatto, quindi vabbè, questa è stata una scelta discografica. Che rispondo io con la domanda. Qua è quella dei vari geni. Ah, sì. Potrebbe rispondere lui. Ciao, perché lui è la direzione della composizione fatta da lui. Lui è quello che ha ideato la saga tutto il tempo. Cioè, diciamo che sì, diciamo che il tutto parte dalla composizione, una bosta, diciamo, che la compongo io. Quindi, anche se gli altri vengono da generi completamente diversi, che sono gli strumenti rockettaro, adesso ascoltano un rock, jazz, cambia di due giorni, lui che è rock, adesso è blues anche lui. No, però, come che blues? Del fusion, del funk, come metallaro vero della band, è Valdo. L'unico? Metallaro vero. Metallaro vero. E Fede, esatto. Fede che ascolta più che altro musica folk, e io sono quello che ascolta, diciamo, più che altro il genere che veramente facciamo, sono il power metal, il metal. Specifico che il metallaro vero ascolti gli Evanescenti, non è molto vabbè. Non lo diciamo magari pubblicamente. No, infatti fai della pubblicità così a grande. Allora, niente, praticamente in sostanza, quindi la bosta parte sempre da me, quindi diciamo che il genere si racchiude tutto nella bosta principale che la compongo io. Dopo ognuno del proprio stile, ci aggiunge, che so, Claudio a comunque sia a campo libero, sugli assoli, cioè campo libero quasi, sugli assoli, quindi hanno comunque sia la sola la firma di Claudio Petroni con il suo stile. Stessa cosa vale per Mattino nei suoi bassi, negli assoli di bassi, che penso che siano la cosa che caratterizza di più la nostra band, che noi vogliamo diciamo caratterizzare ogni singolo strumento, infatti le canzoni, sì, ogni singolo strumento, e quindi lasciamo spazio un po' a tutti, a Claudio che c'è la solo, ma c'è anche la solo di basso, quasi tutte le canzoni. Ognuno in questo modo riesce a metterci la propria impronta, la propria firma, il proprio stile. E alla fine viene una fusione che a mio parere è quello tutto che viene a cercarci. Va bene. E niente, io a questo punto più o meno di solito a questo punto, quando ho finito le domande, lascio uno spazietto libero per dire quello che volete, ringraziare chi volete, insomma fate il cazzo che volete. Perfetto, niente, ringrazio prima di tutto voi di Iron Force e di Heavy Metal, vi ringrazio e speriamo di vederci ai concerti. Noi siamo sempre disponibili anche a far chiacchierate, perché ci diverte un sacco, ci piace un sacco, quindi ci vediamo presto. Grazie mille. Oggi promuoviamo tra l'altro anche i bandi la produzione del nuovo video. Ah sì, oggi del nuovo video. Oggi faremo qui al Gorge of Folk, faremo il terzo videoclip degli Anarchy in Bars. Secondo per il nuovo anno. Il secondo del nuovo anno, esatto. E verrà ripreso dal regista che ha realizzato anche qui The Master of Darkness, e verrà realizzato proprio qui alle riprese live del concerto, e speriamo quando uscirà, fra un mesetto, speriamo che vi piaccia, e ci vediamo presto. Grazie mille. Okay. Ciao. Ciao.